Un'arte sempre più rara, eppure ancora indispensabile. Siamo a Bosisio Parini per scoprire la scuola di liuteria, la stanza delle arti. Dagli strumenti del Cinquecento a quelli odierni, dai classici viola, violino e violoncello, secondo il metodo della liuteria di Cremona, alle chitarre elettriche e acustiche. Dal 2016 questa scuola serale, grazie al patrocinio del comune di Bosisio Parini, ha permesso a tanti musicisti d'orchestra e non solo di realizzare il proprio strumento. È un metodo artigianale che è rimasto invariato nei secoli e che non è stato sopperito da una produzione industriale. È indispensabile che questi strumenti vengano realizzati a mano. È indispensabile per gli strumenti di alta qualità. Per il professionista è indispensabile uno strumento che sia di qualità e il fatto a mano è rimasto ancora, soprattutto per gli strumenti ad arco, il top, il massimo. Bastano pochi dettagli e magari il suono può cambiare. Bastano pochi dettagli e il suono può cambiare, esatto. Pochi dettagli, per questi dettagli ci sono io che guido gli allievi a fare il meglio. Quanto ci vuole per realizzare uno strumento? In un anno circa si riesce a realizzarlo. Per realizzare uno strumento fatto bene, buono, sia nella fattura che nella qualità acustica, ci vuole un bel po' di più. Si è chiusa di recente un'esposizione che ha visto protagonisti i vostri strumenti. C'è stata curiosità da parte del pubblico. Molta curiosità, sicuramente. Abbiamo deciso di chiudere quest'anno, con un'esposizione, di tutti gli strumenti realizzati, dagli studenti. In quell'occasione, appunto, si è potuto votare anche lo strumento più bello,